7 hours driving on the highway. Far away, far away, far away. Domina Golf Television in Tour tappa al Molinetto, una tradizione, tra l'altro campo dove tra pochissimi giorni ci sarà anche un impegno dell'Alps Tour. Un percorso che ha ospitato nell'85 l'Open d'Italia. Siamo con Marco Alessi, direttore di questo meraviglioso circolo. A parte che le condizioni del campo sono fantastiche. Oggi 140 giocatori in gara, direi il clima ideale per vivere veramente una giornata all'insegna del sole e del golf. Esattamente, sì, siamo molto soddisfatti. Sicuramente il clima ci sta aiutando molto per organizzare giornate molto belle di golf, sia per gli amateur, ma come giustamente stavi appunto precedendomi su questo discorso, un bellissimo campionato professionistico provenienti da tutta Europa. Oggi li abbiamo tutti nostrani, diciamo, tantissimi soci tra l'altro in gara. Quanti soci ha il circolo del Molinetto? Allora, è un circolo particolare, sicuramente abbiamo golfisti e tennisti, in totale siamo sulle 950 soci. Quindi molti, molti soci, come golfisti circa 600, il resto sono tennisti o anche frequentatori, c'è anche questa possibilità. Ci piace affrontare un attimo l'argomento post-Covid, che ha messo un pochino in ginocchio inizialmente tanti circoli in Italia, ma che poi si è rivelato anche un'opportunità per dimostrare come il golf consente innanzitutto il distanziamento, perché altrimenti non giochi, perché un ferro in faccia fa male, ma soprattutto stare in mezzo alla natura, alla via aperta, quindi forse il posto più pulito, tra virgolette, che esista al mondo per poter trascorrere una giornata all'insegna della salute vera. Esattamente, sì. Allora, all'inizio sicuramente abbiamo un po' accusato, come tutti i circoli, un po' la novità anche di una situazione molto particolare ha fatto sì che le persone un attimino si allontanassero da centri, da circoli. Poi è stato fortemente rivalutato appunto il golf, ma anche sul tennis abbiamo visto che le persone hanno voglia comunque di stare all'aria aperta, di divertirsi, di ritornare a vivere una serenità, una tranquillità. Il golf ha avuto uno sviluppo eccezionale, siamo molto contenti, tanti nuovi giocatori che si avvicinano a questa disciplina, e grazie anche all'Academy che comunque sa far immediatamente appassionare, poi sappiamo tutti che il golf cattura e niente, tanti hanno sposato questa disciplina e proseguono e sono molto felici di essersi avvicinati e di proseguire. Allora adesso andiamo in campo a vedere che cosa sta succedendo, anche perché i nostri giocatori oggi sono impegnati lo stesso su un campo già preparato abbastanza per l'Alps Tour, che sarà tra 3 giorni, qui cominceranno a girare i professionisti, ma soprattutto un percorso che ha ospitato l'Open Italia nell'85, tantissime piante, fairway belli stretti, insomma bisogna essere veramente bravi per arrivare a vincere questa vacanza, questo grande premio finale che è il The Invitational, vi ricordo, senza selezioni, finale diretta a Sharm dal 23 al 30 ottobre, 3 giorni di golf fantastici, ma soprattutto una settimana vera di vacanza meravigliosa. Andiamo in campo a vedere. Presidente, come sta il Golf Molinetto? Il Golf Molinetto sta benissimo, perché abbiamo un campo che è meraviglioso, stiamo facendo dei lavori fantastici, abbiamo avuto un notevole afflusso di nuovi soci che vengono da altri circoli e quindi mi trovo molto soddisfatta. Qual è il segreto per attirare qui questi giocatori? La caratteristica del nostro club è che è rimasto un club un po' old style, nel senso che il nostro motto è la seconda famiglia in Molinetto, per cui chi viene qua sta da divertirsi per tutta la giornata, perché abbiamo un sacco di cose, perché abbiamo non solo il golf ma abbiamo il tennis, palestre, piscina d'estate, zona massaggi. Molinetto è sempre in movimento. È certo che è sempre in movimento, perché mai fermarsi nella vita, altrimenti chi si ferma è perduto. E infatti stanno lasciando gli altri club che sono diventati un po' più commerciali, quindi è una scelta diversa che hanno fatto altri rispetto a noi. Per noi dovremmo essere tutti che ci salutiamo, perché adesso non esiste più praticamente neanche nei condomini, no? Non sai più neanche chi è il tuo vicino di casa. E invece la mia caratteristica è quello che io voglio che sia
qua al Molinetto è che continui a questo aspetto umano che per me è molto importante. Fatto un approccio da professionisti. Qual è il segreto per fare un bel tiro come quello? Stare sempre fermi col corpo e tenere la testa ferma soprattutto. Un tiro da professionisti, eh? Questo sì. Ci siamo impegnati per farlo. Questo solo per le telecamere. Qual è il segreto per giocare bene su questo campo? Beh, segreti non ce n'è, è un campo bellissimo, difficile, bisogna essere dei bravi giocatori, ma soprattutto provarci senza paura, perché poi le soddisfazioni arrivano. Campo eccezionale. Lei è d'accordo sulla... Assolutamente, il video si è preciso soprattutto. Sono contro il nuovo regolamento. Cioè? Era meglio prima con le virgole, molto meglio. La gara ci ha messo delle situazioni di premi molto interessanti e la domina, come sempre, ha sempre il suo valore sul campo. Grazie.